abbiamo finalmente terminato quindi il Pentateuco o la Torah e arriviamo ai Nevim, Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, la legge, i profeti e le scritture. E chi sono i profeti? Abbiamo i profeti anteriori, i profeti posteriori, poi abbiamo i profeti minori. Probabilmente i profeti minori li tratteremo in una botta sola. I profeti anteriori, quelli che cominciamo oggi, sono anche i cosiddetti libri storici. Abbiamo quindi una parte veramente storica della Bibbia, anche se i protagonisti come Davide, come sarà Salomone, come sarà Elia, sono anche profeti. Mentre i profeti maggiori, profeti posteriori come Isaia o Geremia, facciamo i nomi più famosi, avranno proprio dei libri a parte sul loro, chiamiamolo, insegnamento. E cominciamo con Giosuè, il libro di Giosuè, Giosuè figlio di Nun. Ed è un libro controverso. Controverso perché quel è uno dei libri della Bibbia che fornisce più materiale, se vogliamo, alla polemica antireligiosa, antibiblica, anticristiana. Tra l'altro c'è una sorta di postuma ironia nel nome. Giosuè Yoshua, cioè Yahweh salva, è lo stesso nome di Gesù. Gesù è un diminutivo di Giosuè. Gesù, ecco, Gesù non era un nome unico, era proprio un nome molto comune. Voi sfogliate Flavio Giuseppe e trovate i libri di Flavio Giuseppe, storico ebreo delle guerre ebraiche contro i romani, e ne trovate una valanga di Gesù, tantissimi, era un nome comune. Gesù era come dire Peppino con Giuseppe, ecco, o Sandro con Alessandro, era un diminutivo di Giosuè. Tant'è che quando arrivano i soliti complottisti, fantarcheologi biblici, dicono: ho trovato la tomba di Gesù perché in questa tomba ci sono delle ossa, ho trovato il nome di Gesù figlio di Giuseppe. Si trattava tutti di nomi comunissimi, ce n'erano una valanga di Gesù figli di Yeshu Bar Yosef, tantissimi. Tant'è che quando James Cameron fece questa uscita dicendo: ho trovato le ossa di Gesù, padre Pizzaballa, francescano e archeologo, custode dei luoghi santi, disse: te ne mostro quante ne vuoi di tombe di Gesù, perché il nome era comune. Quindi, dopo questa piccola parentesi sul nome di Gesù, di Giosuè, Gesù Giosuè, andiamo al libro in sé. È la conquista del Canaan. Comincia già una polemica che modernizzata potrebbe essere la polemica sul sionismo. Cioè, questi ebrei si impadroniscono di terre che gli ha dato Dio, fondamentalmente. Qual è l'appiglio giuridico col quale Giosuè conquista il Canaan? Le promesse di Dio ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, la scala, tu avrai questa terra e queste cose qua, che sono anche la base del moderno sionismo, è alla base di tutta la complicatissima situazione politica e polemica sulla quale non entro, perché sennò non c'entra neanche, non voglio fare politica, che ancora oggi c'è in quei luoghi. E il libro di Giosuè è anche un libro violento, la famosa violenza nella Bibbia. Anche qui una cosa che bisognerà spiegare bene, l'ho già accennato, perché di violenza ne abbiamo già trovata nella Torah, abbiamo già trovato nella storia di Mosè, nelle leggi stesse di Mosè, qualcosa che la
disturba, non dico la sensibilità moderna, ma addirittura la sensibilità cristiana in sé. Ha ovviamente un senso. Non c'è nulla che non ha senso. Poi sta a noi condividerlo o meno, sta a noi crederci o meno, ma quella è un'altra cosa. La Bibbia qui è spiegata per cultura generale, perché è un libro che, piaccia o meno, ha segnato la cultura occidentale, se vogliamo anche mondiale, in maniera profondissima e non può non essere conosciuta. Giosuè, figlio di Nun, è il successore di Mosè, abbiamo visto l'altra volta. Mosè lo pone a suo successore per guidare la nuova generazione di ebrei alla conquista della terra promessa, la terra dove scorre latte e miele, che era stata preclusa alla generazione precedente che si era inchinata al vitello d'oro e che era stata preclusa allo stesso Mosè perché aveva dubitato del Signore quando aveva fatto scaturire l'acqua dalla roccia. Inizia subito male, diciamo, il libro di Giosuè, cioè male nel senso che è molto avvincente da un punto di vista narrativo. Se lo vediamo come un romanzo, è una spy story quasi. Inizia come una spy story, come un film di James Bond. Giosuè cosa manda? Due spie a Gerico, Gerico, la città più antica del mondo. Manda due spie a Gerico per sondare il terreno. Già a noi dei santi, mettiamola così, dei profeti, delle figure religiose che mandano le spie, già non è che ci puzza troppo. E qui le spie israelite, che poi vengono scoperte, salvate, hanno l'aiuto determinante di Rahab. Rahab, chi è? Una locandiera, possibilmente una prostituta, che poi in qualche maniera di Cananea, che poi in qualche maniera prenderà le parti degli israeliti e sposerà un israelita e sarà una delle antenate di Cristo. Ora, questa Rahab, se la dovessimo giudicare con occhi profani, è il peggio del peggio. È una prostituta. Ma forse quello che è peggio ai nostri occhi moderni, ma non solo ai nostri occhi moderni, è che è una traditrice. Cioè, esiste un episodio simile nella storia sacra romana, che è l'episodio di Tarpea. La rupe Tarpea, infatti, è la rupe dove venivano buttate, da cui venivano buttati i traditori, che tradì i romani a favore dei Sabini in cambio di alcuni braccialetti, e i Sabini stessi, dopo il tradimento, la uccisero sotto i loro scudi dicendo: ecco i tuoi braccialetti, perché nonostante che questa li avesse aiutati, loro disprezzavano il traditore della propria gente. Qui invece Rahab, prostituta e traditrice in un certo senso, viene addirittura esaltata. È un'antenata di Cristo, strata agli antenati di Cristo. È ovvio che poi la lettura religiosa dà una lettura simbolica dell'episodio, come da tutta una lettura simbolica del libro di Giosuè, del pesante libro di Giosuè, ma probabilmente anche un fatto storico, e il fatto storico resta quello. Gli ebrei comunque entrano nel Canaan, passano il Giordano con l'Arca dell'Alleanza, e qui c'è una specie di replica del miracolo del Mar Rosso, cioè il Giordano si apre davanti all'Arca dell'Alleanza. E come qui cinematograficamente sembra un po' quella cosa lì dei sequel, quei sequel in cui il grande personaggio della prima, tipo, oppure le nuove saghe, tipo, adesso faccio un esempio che può sembrare blasfemo, tipo Star Wars, le nuove saghe, che in qualche modo hanno nuovi personaggi che non sono nel cuore dei fans mitici come quelli precedenti, però in qualche maniera replicano in tono minore alcuni atti. Cioè, questo passaggio del Giordano sembra la replica in tono minore del passaggio del Mar Rosso da parte di Mosè. E quindi poi c'è la guerra. Vabbè, adesso non stiamo qui a raccontare tutto.
episodi militari, c'è la divisione delle terre. Ci sono alcuni episodi che sono rimasti famosissimi, per esempio il crollo delle mura di Gerico, cioè gli ebrei che i sacerdoti che fanno il giro attorno alle mura di Gerico e poi col suono delle trombe fanno crollare le mura. Quello che preme, diciamo quello che, ripeto, anche noi disturba, è come Giosuè si comporta con le popolazioni cananee. Più di una volta Dio dice: ah, questa terra degli Ettiti, degli Amorrei, dei Gebusei, di tutte queste popolazioni, io te l'ho data, è tua, non è più di quelli lì, è tua. E Giosuè, ma non solo Giosuè, prima Mosè, ma poi vedremo anche altri, cosa fanno? Praticano quello che si chiama in ebraico Herem, e in greco diventa anatema, anatema sit, cioè il votare quei popoli all'anatema, cioè allo sterminio, ma uno sterminio totale, uccidere uomini, donne, bambini, bestiame, ogni cosa respirante, olocausto, tutto bruciato. Ecco, difficile questo da ingoiare per un cristiano. Non dico per un moderno, proprio anche solo per un cristiano. Forse, e dico anche per quello che è quasi ironico, che Giosuè, feroce conquistatore, balle poche, cioè nel senso, cose le faceva anche Gengis Khan o Tamerlano, porti lo stesso nome di Gesù, che invece ci insegna tutt'altro. È, come si suol dire, però tutto da contestualizzare nell'epoca. Non è che gli Amorrei, i Gebusei, gli Ittiti fossero tanto, ma gli stessi egiziani erano cattivelli quando andavano in battaglia. Nella famosa stele di Israele, di Meremptah, quella si dice Israele è stato distrutto, non esiste più il seme. In realtà non sono ovviamente arrivati allo sterminio totale, ma in qualche maniera il faraone vuole far capire che lui i popoli nemici li vota allo sterminio totale. C'è molta somiglianza tra alcune stele di faraoni e alcune cose bibliche. Si sente la derivazione egizia della Bibbia in molte cose. Quindi si tratta di un contesto feroce, molto più, tutta la storia è feroce, anche oggi, ma particolarmente feroce, selvaggio, quasi selvaggio, in cui la sopravvivenza era davvero del più forte. È un modo per giustificare? No, è un modo per contestualizzare. Gesù arriva in un'epoca con le sue feroci, perché insomma i romani anche loro, più umana però, in cui un concetto di umanità nei secoli, vuoi per un maggior sviluppo delle civiltà greche e romane, si era entrato la filosofia, lo stoicismo, cioè era entrato un senso di umanità che era sconosciuto all'epoca di Mosè e di Giosuè, soprattutto in quelle zone, perché ho detto gli egizi erano feroci, ma avevano la ferocia tipica di quell'epoca, ma erano anche più avanzati. Qui si tratta di popolazioni tribali quasi, facevano sacrifici umani, quindi è qui che sta la ferocia. Parliamo oltretutto di un popolo neonato, un popolo che ha appena ricevuto una costituzione, ha appena ricevuto una forma da Mosè e deve trovare un luogo dove stabilirsi. E sceglie quello, per chi ci crede perché gli aveva promesso Dio, per chi non ci crede aveva scelto quello che non era neanche troppo lontano. Quindi ci sono varie guerre, gli ebrei vengono anche sconfitti in un caso perché avevano disubbidito a Dio. In cosa avevano disubbidito a Dio? Anche questo, non nell'ammazzare tutti, ma nell'impadronirsi di alcuni oggetti, e quindi Dio li punisce temporalmente. Ovviamente qui abbiamo parlato di libri storici, ma non si parla di storia nel senso di Erodoto, storico greco, che aveva detto depuriamo di tutti i miti. Ci sono i miracoli, sono avvenuti per chi ci crede, non sono mitologie per chi non ci crede. Tralasciamo questa cosa.
però ce n'è uno che è rimasto famoso perché ha avuto a che fare con l'Inquisizione, il caso Galileo, quello del fermare, cioè Giosuè che avrebbe fermato il sole durante la battaglia di Gerico. Fermati o sole. E sappiamo che il sole è fermo ed è la terra che gira. Quindi Galileo rischiava l'accusa di impietà perché non si avrebbe creduto di più al suo telescopio che non al libro di Giosuè. Galileo era cattolico, attenzione, era un credente vero, non era Giordano Bruno. Giordano Bruno era in effetti non cristiano, fuori dal cristianesimo, mago, credeva forse nell'antica religione egizia, cioè comunque aveva una sua spiritualità. Galilei era un cattolico, come era cristiano Newton, che scrisse addirittura un saggio sull'Apocalisse. Cosa dice Galileo? Giosuè ha fermato la terra, ma all'epoca non potevano capirlo, quindi nella Bibbia c'è fermati o sole. Non è una scusa. Anche questo discorso di Galileo entra nella nostro discorso di contestualizzazione di un libro per noi difficile, per la nostra mentalità moderna difficile, la contestualizzazione. Dio non ovviamente parlare per teorie astronomiche avanzate a un popolo ancora non dico primitivo ma comunque molto arretrato come era il popolo ebraico all'epoca di Mosè. E l'eliocentrismo verrà malapena teorizzato da un astronomo greco ellenistico, quindi secoli e secoli e secoli dopo, comunque, se che era Aristarco di Samo, verrà ridimenticato perché Aristotele era, che invece credeva nel geocentrismo, era più considerato. L'aristotelismo è diventato in qualche maniera dottrina della Chiesa, poi c'è Copernico e Galileo, cioè l'ebreo comune dell'epoca di Giosuè e di Mosè è ovvio che non poteva capire queste cose, come non poteva, come riprendendo il discorso sul Genesi, Adamo non è un uomo ma è l'uomo, Adam è l'uomo, l'umanità. Se mettendosi dal punto di vista di un credente è facilissimo dire certo è un simbolo, non puoi parlare degli eoni a dei pastori, delle ere geologiche dei pastori, sono i sette giorni. Il discorso di Galileo sul libro di Giosuè è molto molto moderno in un'epoca che si divide, che è ritornata ad essere arretrata. Noi siamo dei selvaggi con lo smartphone, in cui ci siamo ancora divisi tra letteralisti, cioè chi dà una lettura integralista del testo sacro, e scientisti che invece, ah no, sono tutte favolette. Il mito, non solo quello cristiano, non è una favola, è qualcosa di molto più profondo ed è qualcosa che però va contestualizzato nell'epoca. C'erano arrivati i medievali quando parlavano di verità sotto il velo delle favole anche per il mito greco. Il libro di Giosuè è quindi un libro per noi difficile perché ci mostra stragi, mostra una prostituta e traditrice vista come un'eroina, un'antenata del Messia addirittura, però va contestualizzato nell'epoca ed è una tappa del, un credente direbbe, della storia della salvezza. Laicamente si può dire dello sviluppo di un popolo, come tutti i popoli, come anche i greci e i romani hanno cominciato con leggi feroci e poi si sono piano piano ingentiliti. La prossima volta vedremo il libro dei giudici.
Se vi interessa approfondire l'argomento in maniera né fideistica ma nemmeno, cioè in maniera, io sto cercando di dare una visione accademica, diciamo, divulgativa del testo, iscrivetevi al mio canale. Arrivederci alla prossima volta e buona Befana.